sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera cari amici, eccoci qui con un'altra puntata di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, una trasmissione condotta da Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro, e con le notizie di solito di Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, ma questa sera non c'è. Quindi tagliamo subito, vi leggerò una notizia presa proprio fresca, si fa per dire, dal fattoquotidiano.it riguardo la questione 18, che la giunta del Senato comunque ha detto no al processo per Salvini. Sapete come sta andando sempre questa situazione, hanno fatto anche la prova sulla piattaforma Rousseau i 5 Stelle, quindi erano tutti a favore per non procedere contro Salvini. Comunque il PD ha protestato e Giarrusso come al solito si è messo in vista dicendo: io non ho parenti arrestati. Comunque a favore della proposta del presidente, il relatore Gasparri, e dunque contraria al processo del ministro dell'interno per sequestro di persona, si sono espressi 6 esponenti del Movimento 5 Stelle, assente comunque la settima senatrice D'Angelo, che ha partorito in nottata. A favore anche i 4 della Lega, i 4 di Forza Italia, uno di Fratelli d'Italia, uno del gruppo Autonomia. Contraria alla proposta del relatore, insomma, e dunque a favore dell'autorizzazione a procedere, i 4 esponenti del PD e 2 commissari del gruppo misto, Pietro Grasso e Gregorio De Falco. Salvini ha detto: siamo una squadra e quindi non ci smentiamo mai come italiani. Poi c'è un'altra situazione che è abbastanza, secondo me, pericolosa, è la questione della camorra in Veneto, insomma, sta camorra che ha preso il posto della mala del Brenta. Ci sono stati 50 arresti, come addirittura anche il sindaco di Eraclea, un poliziotto. La Guardia di Finanza e la Polizia hanno eseguito anche 11 provvedimenti di obbligo di dimora. Comunque il secondo colpo alla mafia infiltrata al nord nel giro di una settimana dopo gli arresti per 'Ndrangheta, sempre a Venezia. Il primo cittadino è comunque accusato di scambio politico elettorale riferito alle elezioni nel 2016, che vinta per soli 81 voti di scarto sul rivale, grazie appunto agli oltre 100 voti procuratigli dal gruppo camorristico del quale aveva sollecitato l'intervento. Queste le notizie per questa sera. Passiamo, date che è una puntata molto importante e interessante questa sera, passo subito la parola ad Alviano Appi. Alviano, se ci sei, batti un colpo. Ci sono, grazie e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera, Rosario, tocchiamo il tema fondamentalmente, avremo diversi temi, ma fondamentalmente tocchiamo il tema della vita, però della vita negata nello sbocciare, negata nell'infanzia, negata nell'adolescenza e dopo negata in mille altre forme ed età. Ma mi riferisco proprio nell'ordine all'approvazione della legge sull'aborto di alcune settimane fa, il 22 gennaio, la nuova legge sull'aborto dello Stato di New York, e poi mi riferisco, e questo per quanto riguarda la vita in sboccio, e poi per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza, riguardo a tutti quei bambini che muoiono di fame, ma anche, e sono notizie di questi giorni molto gravi i dati, i bambini che vengono arruolati nelle guerre, e dove non ci sono guerre, tipo a casa nostra, quelli che vengono assoldati dalle cosche mafiose e camorristiche. Ecco, allora uno sguardo a questa vita negata. E ne parliamo con Giorgio Bongiovanni, giornalista, direttore della rivista online Antimafia 2000, è stigmatizzato. O forse dovrei dire prima stigmatizzato
e poi giornalista, visto che l'argomento di oggi ci pone davanti a temi che toccano l'essere umano nella sua radice, la vita stessa, come dicevo, la dignità della vita, un ambito morale, etico, che richiede secondo me uno sguardo che penetri la vita nei suoi aspetti immateriali, spirituali, nei suoi aspetti multidimensionali. E quindi do un buonasera a Giorgio, un grazie di aver risposto al nostro invito. Grazie Giorgio. Grazie a te Albiano e buonasera a tutti voi. Sono ecco, a disposizione, se chiedevo una cortesia, se 30 secondi posso rispondere alla notizia che ha dato il nostro capitano della radio. Rosario, certo, prego. Su proprio la notizia freschissima del voto della piattaforma Rousseau, che ha vinto la non autorizzazione a procedere per quanto riguarda il ministro Salvini del Tribunale dei Ministri, che lo doveva processare. Se posso, volevo commentare 10 secondi. Prego. E allora avevo non mi permetto di dire profetizzato, perché è un termine che si deve accostare ad altro tipo di discorsi e di approfondimenti spirituali, teologici, però tra virgolette lo dico come giornalista: avevo profetizzato che il Movimento 5 Stelle sarebbe risultato a lungo andare anch'esso una novità non novità, e un cambiamento del non cambiamento, come purtroppo il grande scrittore ci insegna con il Gattopardo: cambiare tutto per non cambiare nulla. È bello combattere sulla strada per anni con i banchetti, con le proteste, con i vaffa di Beppe Grillo, ma quando si tratta di prendere il potere, determinate promesse agli elettori non vengono mai compiute in questo paese. Una di queste è Capisaldi, come lo era il reddito di cittadinanza, che apparentemente sembra sia passato, ma vedremo. Ma il caposaldo dei Capisaldi, la Bibbia dei 5 Stelle, era mai rinunciare alle autorizzazioni a procedere, l'immunità doveva essere. Invece, come stiamo vedendo, anche se c'è un fortissimo e sanguinoso scontro interno, il sì è stato di leggermente superiore al 50%, il no leggermente superiore al 40% di questi 100.000 votanti, che poi hanno votato 50.000 e non 100.000. E quindi sono molto deluso, ci aspetteremo altre sorprese a negativo. Questo era un commento che volevo fare al governo del non cambiamento. Mi dispiace per il presidente Conte, che continuo a stimare e continuo a voler bene, perché almeno all'estero si presenta bene e si fa portavoce bene del nostro popolo. Però il governo, che ovviamente non ha lui nelle mani, ma ce l'ha Salvini e Di Maio, soprattutto Salvini, e il Movimento 5 Stelle soprattutto, sta facendo acqua da molte parti. Adesso sono disponibile alle vostre domande sul tema di oggi. Sì, penso che avremo comunque modo forse di toccare anche qualche altro tema di casa nostra, Giorgio, ma intanto io desideravo partire con questa nuova legge firmata poco meno di un mese fa dal governatore di New York Andrew Cuomo, che permette l'aborto fino al nono mese di vita. Tuo commento. Adesso vi parlo, non il giornalista. Il giornalista deve eventualmente avere un'opinione politica. Quella giornalista, opinione politica, è un assassino. Perlomeno, grazie a Dio, nel nostro paese è così. Non viene permesso l'aborto dopo i 180 giorni.
della gravidanza. Quindi da noi sarebbe condannato all'ergastolo chiunque si permettesse di fare un assassino del genere. Genericamente non sono d'accordo, poi a livello invece di se devo vestire i panni, quello che mi sta più a cuore, io sono un credente, credo nella Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, soprattutto Nuovo Testamento, ma anche il Vecchio Testamento. Quindi, secondo la legge di Dio, queste persone che uccidono i bambini meritano la pena di morte, perché la pena di morte nella Bibbia è contemplata quando si fa violenza gratuita contro i pargoletti di Dio. E io sono ancora d'accordo con questa legge. Allora si faceva la lapidazione, adesso mi starebbe bene la fucilazione, l'assassinio legale, perché i bambini non si toccano, sono innocenti, e anche Gesù Cristo è d'accordo con me, o meglio, io sono d'accordo con lui, perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, che perdona tutto, la misericordia, porgi l'altra guancia, se ti ammazzano devi perdonare l'assassinio, devi perdonare l'omicidio, su una cosa, su due cose teologiche non perdona. Vieta il perdono a Gesù Cristo quando si bestemmia lo Spirito Santo, lo dice lui: se bestemmiate il Figlio sarete perdonati, se bestemmiate contro lo Spirito Santo nel Vangelo di Matteo e Luca non sarete perdonati. Poi Gesù Cristo proibisce il perdono e agevola il castigo, addirittura il suicidio del colpevole, consiglia al colpevole di suicidarsi, perché di fronte a Dio sarebbe assassinato e comunque la pena capitale, perché dice: se toccate, create scandalo ai bambini, è meglio per voi o per colui che si metta una pietra, una macina al collo e si butta a mare. Quindi praticamente è un'istigazione al suicidio, certamente è una provocazione, certamente Gesù non comanda ai peccatori di suicidarsi, però è una grande provocazione che fa il Cristo, che fa capire che spiritualmente quella persona avrà dei grandi patimenti. Ma nel caso specifico dei bambini, e nel caso specifico della nostra società, la situazione gravissima nella quale ci troviamo, io la considero una situazione di guerra, cioè noi siamo in guerra con delle forze del male, ma non degli spiriti, magari Dio, siamo in guerra con delle forze del male che personificano certi uomini, certi governi, certe organizzazioni criminali, certe fazioni estremiste che vogliono la morte, certi assassini e potenti miliardari e criminali. Quindi siamo in guerra con tutte queste fazioni, che poi alla fine è un'unica fazione, un'unica organizzazione criminale che va contro la morte, è un sistema criminale che è contro la vita, all'interno del quale c'è certamente anche la mafia. Ora, quando io sento che per legge uno Stato come gli Stati Uniti d'America, paradossalmente il presidente Trump è d'accordo con noi, quindi io ho scritto una satira su questa dichiarazione di Trump, che vieta, scriverà e proibirà questa porta al nono mese. Persino il diavolo è d'accordo con noi. Quindi se il diavolo si scandalizza, un diavolo simbolico ovviamente, nel senso di politico, la politica di Trump non la condividiamo dalla A alla Z, quindi lo vediamo un po' come Andreotti, il Belzebù della politica, persino Belzebù della politica è contro l'uomo, quindi l'uomo ha superato anche le nefandezze del diavolo. E quindi io mi dispiace che molti altri credenti come me, e anche alcuni fratelli spirituali che sentono da uno stigmatizzato che deve essere uomo di preghiera, della misericordia, del perdono, inneggiare, anelare alla pena di morte. Io voglio la pena di morte per questa genere, a questa gente. Attenzione, sono stato frainteso forse in altri incontri pubblici, e allora colgo l'occasione e vi ringrazio per chiarirmi. Io non la voglio da questi governi la pena di morte,
Nessun governo in questo momento nel mondo è in grado di fare giustizia divina, ma certamente se un giorno, per assurdo, dovessero salire al potere in Italia o negli Stati Uniti personaggi che hanno dimostrato in tutta la loro vita di essere giusti, di essere, far rispettare la legge uguale per tutti, di essere vicino alle società e alle persone deboli, di fare giustizia per le persone più deboli, più bisognose, per tutte quelle vittime delle mafie o delle associazioni criminali o degli abusi di potere, e sono giusti, uomini giusti, nei ministeri giusti, e un giorno paradossalmente dovessero essere eletti, allora certamente in queste situazioni gravissime come quella di uccidere un bambino appena nato, direi: caro signor Ministro della Giustizia, caro Presidente, caro Primo Ministro, attuate la pena di morte per le persone che uccidono i bambini perché lo meritano ed è fatta giustizia. Spero di essermi chiarito perché ho ricevuto degli scritti: ma come, Gesù ci dice di amare il prossimo e tu vuoi la pena di morte? Ma io, attuando la pena di morte per chi uccide coscientemente un bambino appena nato, che ha la gioia di vivere, muove le gambette che vuole venire alla luce, e noi apriamo il suo cervelletto e aspiriamo con una pompa il suo cervelletto e lo uccidiamo, e questa persona che coscientemente sia medico, sia la madre, sia chi ha fatto la legge, tutti e tre, la mamma, il medico e il legislatore, meritano la pena di morte perché loro sono per la non proliferazione della specie e contro lo Spirito Santo. Quindi in questo caso io chiederei questo alla legge di Dio e alla legge degli uomini. Questo è il mio pensiero su questa ultima legge che hanno fatto negli Stati Uniti d'America. E noi ti ringraziamo della tua chiarezza e della forza del tuo messaggio. Io voglio aggiungere una cosa su questa legge che l'ho letta, che l'ho approfondita un poco e mette in risalto dei paradossi. E mi spiego. Naturalmente, a livello medico ci sono dei casi in cui c'è il pericolo di vita della madre, per cui ci sono delle scelte quasi obbligate, per cui ci sono, diciamo, degli aborti e ci sono stati nel caso di pericolo di vita della madre. Ma quello che succede oggi è che non solo c'è il pericolo di vita della madre, ma c'è il pericolo della salute. È molto generica la legge della madre, la quale può dire: ah, ma se ho un figlio adesso in questa situazione in cui mi trovo, io potrei impazzire, e allora già si apre la porta a questo tipo di liberalizzazione dell'aborto. E in più c'è un'altra cosa che io ti vorrei domandare, Giorgio. Cioè, si considera il bambino che è nella pancia come se non fosse vivo, come se non fosse una persona. Eppure la sensazione che abbiamo noi quando vediamo una mamma che passa con il suo pancione, ne percepiamo due di persone. Io sfido chiunque a dirmi: no, ce n'è solo una, c'è la mamma che cammina, e non c'è la percezione che c'è un'altra vita dentro. E per assurdo, con questa legge che cosa succede? Se una mamma sta camminando per strada, arriva uno scippatore, la fa cadere per terra, lei si fa male, perde il bambino, lo scippatore non può essere accusato di omicidio, ma solo di aver ferito la mamma, perché dentro non c'era nessuno. Ecco, non so se
se cogli questa assurdità. E io per questo voglio la pena di morte, anche per questo motivo. Ecco. Perché io mi faccio avvocato di tutti i bambini che sono nella pancia delle mamme, che sono all'ottavo, al nono mese e che vogliono vivere, e che la mamma assassina, il legislatore assassino e il chirurgo assassino vogliono uccidere. E quindi per me la pena di morte è necessaria per queste persone, in modo che si dissuade la società moderna, violenta, assurda e contro natura di uccidere gli innocenti. Ci facciamo scandalo spesso noi nel Vangelo di Erode sulla strage degli innocenti, ma Erode è diventato un maggiordomo di fronte a noi, una persona, un francescano, perché lui ha ucciso alcune centinaia di bambini, noi ne stiamo uccidendo milioni. Attenzione, non sono fanatico ed esaltato. Io la legge 180 nostra non la condanno del tutto, perché è una legge fatta bene. Purtroppo gli uomini, come al solito, non la mettono in pratica, le istituzioni, perché è una legge che dissuade la porta sulla carta. Invece, quando la mamma insicura va a chiedere l'aborto, non c'è quella squadra di psicanalisti, psicologi, psichiatri, dottori che fanno da cornice all'abortiente, non so se si dice così, a chi chiede l'aborto, e per una settimana la invita a un corso di dissuasione, si chiama così. E invece, quando la signora si presenta che vuole abortire, tra l'altro l'aborto fa guadagnare più quattrini di altre operazioni, non ci sono medici, tranne qualche eccezione ovviamente, come sempre, che dissuade. Non è una prassi che l'aborto è un'estrema ratio della legge 180 che abbiamo conquistato, che ci sono state tante proteste anche di persone stimate, perché gli aborti clandestini e queste situazioni erano insopportabili anche in Italia, ma ovviamente noi credenti non siamo d'accordo con la legge 180, perché il bambino per noi è vivo sin dal primo seme. Però è una questione dove si discute, si dibatte, va bene, e facciamo sta legge 180 per poi, comunque, se c'è l'equipe per dire una settimana che fa quasi un lavoro di inculcamento a convincere la signora che è giusta avere la vita, che lo Stato si prenderà il bambino, o il missionario, o la famiglia che non può avere figli, ma fai nascere sto benedetto bambino, e alla fine la signora non lo vuole, e allora comunque abbiamo fatto il tutto e per tutto. Ma qui purtroppo la legge 180 è una legge vuota, perché alla fine questo lavoro non lo fa nessuno, quindi io non sono d'accordo per questo motivo. Ma se si facesse quello che sta scritto nella legge 180, non sarebbe una cattiva legge. Noi non la condivideremo, però non sarebbe nemmeno da condannare alla pena di morte. La pena di morte è per chi uccide i bambini che stanno nascendo, per chi il bambino ormai è formato al nono mese, ottavo mese, settimo mese, anche sesto mese, formate, una persona che pensa, che dà segnali di vita, non riesce a scrivere, a parlare, perché sulla terra non avete i mezzi per comunicare con le persone che stanno nella mancia. Ma in altre società più evolute, cioè, loro già scrivono, parlano, esprimono filosofia. Che fai? Ci metti un pungiglione e lo assassini. E allora, caro Albiano, ovviamente è una mia opinione personale, non mi ergo a rappresentante di nessuna chiesa, società o setta, rappresento me stesso o quel Dio al quale io credo di aver visto nella mia visione da folle. Questa società sarà annientata, come è accaduto nel Vecchio Testamento. Non avrà perciò. Senti, l'hai accennato tu, e se puoi
approfondire giusto un poco. In una società che non è quella di questo pianeta, ma a cui tu hai accennato che esistono in altri mondi più evoluta della nostra, cosa succede ad una mamma, ad un bambino? Cos'è una gestazione in un'altra società? Cosa succede mentre cresce nella pancia? Sì, come viene gestita questa... Cos'è la nascita di un bambino per un'altra società? Come viene vissuta? Per quelle società che ho conosciuto io è la presenza fisica, psicologica, psichica, energetica e spirituale di Dio in persona. Alcune società non di questo mondo non credono nel nostro Dio albiano come lo rappresentiamo noi. Per loro è una barzelletta, non esiste. Loro vedono Dio in tutte le cose che manifesta la creazione. È l'espressione massima di questa creazione, come la chiamiamo noi, Dio. Lo vedono in ogni bambino che nasce, vedono l'intelligenza di questo universo prendere forma e sostanza in quella creatura. Quindi quando c'è il concepimento, l'atto sessuale tra l'uomo e la donna di altre società, per loro è un atto sacro. Se dovesse arrivare il concepimento con la gestazione, per loro Dio sta parlando con loro e quindi iniziano un dialogo con questo essere nella pancia, hanno gli strumenti per poter parlare, grazie a loro, noi ancora no. E quando esce dall'utero della mamma, per loro è come se stesse nascendo il sole, e quindi hanno un atto di preghiera e di adorazione, perché vedono in quel bambino l'espressione dell'amore divino. Non identificano in un'entità Dio, la identificano nell'entità che rappresentano tutti i bambini che nascono. Quindi uno come me, che ha conosciuto questi esseri e che si identifica, anche se sono miserabile, io mi identifico nel senso che come se sto votando un partito. Quando noi votiamo un partito diciamo noi del PD, ecco, noi che non siamo di qua, ma io sono siciliano e quindi però amo questa società e quindi mi trovo qui l'antitesi. E infatti quando io ho scritto questi amici che non sono di qua, non sono di questa società, mi hanno applaudito quando io ho scritto l'uomo sta uccidendo Dio, perché quando tocchiamo i bambini è come se stessimo uccidendo Dio. Quello che mi meraviglia, mi sorprende, ma non posso farci niente al piano, devo solo ubbidire e ascoltare, che questo Dio potente, invece di annientarci, si lascia uccidere ancora una volta per amore e solo per amore. Grazie di questa riflessione parallela. Senti Giorgio, l'altro argomento scottante sul quale tu sei intervenuto nel tuo sito, io ti chiedo di farlo anche qua con chi ci ascolta, è che il 12 di febbraio l'ONU ha indetto la giornata internazionale contro l'uso dei bambini soldato, che ce ne sono uno sterminio, 300.000 sembra, e tu hai fatto un editoriale veramente molto forte, hai dipinto l'uomo di oggi come l'erode, e l'erode di oggi, l'uomo che fa le guerre e dà ruola i bambini, e non hai dato speranza per nessuno, cioè hai visto colpevoli in tutti i piani, i lati di questa società, dai ricchi ai poveri. Assolutamente, lo confermo, che colpevoli sono tutti, siamo, perché è quasi noi volessimo, ci vogliamo ergere a paladini senza peccato. Siamo,
Ma in questo momento Albiano, te, gli amici di questa radio e altri come noi si sforzano di fare qualcosa. Quindi, questo siamo. Mi permetto anche a nome tuo di dire sono. Noi, per quel piccolo che possiamo fare, certamente non siamo assassini. Ma tutti quelli indifferenti, le persone che pensano a loro stessi, anche le persone per bene, che pensano alle mura all'interno della loro cittadella, gli indifferenti, i perbenisti, ma anche i poveri con i quali io ci convivo perché io ho diverse missioni in Sud America che seguo alcuni missionari che cerco di aiutare con l'associazione di mio figlio Funima. Quindi bazzico i poveri spesso, ma anche i poveri mi fanno incazzare. Sono degli inetti, sono dei buffoni. Non si, certamente grazie a Dio non tutti i poveri, molti poveri sono dei giusti, ma ammirano i ricchi e offrono i loro figli a coloro che vendono le armi o la droga per farsi portare soldi a casa mentre loro si bevono la loro bella tequila o la loro bella birra. Quindi ho scritto quell'editoriale: colpevoli tutti, colpevoli tiranni, colpevoli religiosi, colpevoli la società. Perché quando una società di un pianeta, perché qui adesso dobbiamo parlare del pianeta, non possiamo parlare dell'Europa, Stati Uniti o Russia o Cina. In un pianeta, una società uccide i bambini quando stanno per nascendo dopo, o per nascere dopo la nascita, o gli fa fare le guerre, li violenta. È una società destinata all'annientamento. Non ha assolutamente nessuna possibilità la nostra società di sopravvivenza, sia perché si autodistruggerà. E se non si autodistruggerà, ci sarà una civiltà extraterrestre che arriverà sulla Terra e annienterà la civiltà umana. Lascerà in vita solo gli animali, le piante, la flora, la fauna e i bambini che poi diventeranno adulti. Conosceranno la storia nefasta del proprio pianeta e ameranno i loro figli. Questo è quello che io prevedo che accadrà. Spero che accada il più presto possibile, perché siamo stanchi, Adriano, ma non ci fermeremo. Senti, adesso intanto ti ringrazio per la chiarezza del tuo pensiero che non ammette, diciamo, fraintendimenti. E adesso passiamo all'altro tuo ruolo che hai in questa vita, in questo nostro pianeta, che è quello di giornalista antimafia. Ci sono alcune cose di cui ti vorrei chiedere. La prima, dopo la storica sentenza che c'è stata il 20 di aprile dello scorso anno sulla trattativa Stato-mafia, diciamo una trattativa che è stata portata avanti con grandissima decisione dal PM Nino Di Matteo con tutto il suo pool, naturalmente. È sconcertante vedere però come la figura di Nino Di Matteo ancora ci sono occasioni in cui in televisione l'agire di Nino Di Matteo in qualche modo viene screditato. Io mi riferisco un poco alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, dove alcune domeniche fa, 2 o 3 domeniche fa, è stata interrogata, è stata invitata la Fiammetta Borsellino e purtroppo proprio per bocca di parenti delle vittime di mafia, in qualche modo si arriva a screditare la parola di questo magistrato assolutamente integerrimo, coraggiosissimo per l'esperienza che ne abbiamo noi. Che cosa puoi dire a chi ci ascolta per chiarire un poco questa posizione, questa confusione che c'è sull'agire di Nino Di Matteo fin dagli inizi delle inchieste sulla strage di Via D'Amelio, in cui ha perso la vita Paolo Borsellino?
Ma io ho scritto un editoriale che confermo, per chi vuole degli ascoltatori visitarlo può andare su antimafia2000.com. E il mio editoriale porta il titolo i parenti delle vittime di mafia non dicano falsità, perché in quella trasmissione dove Fabio Fazio faceva il maggiordomo di Fiammetta, maggiordomo nel senso che era un giornalista per modo di dire, faceva quelle domande per dargli là e fare dire quello che Fiammetta voleva dire e che ha detto poi. Tra l'altro, e cioè va bene le nostre i nostri cittadini, parenti, concittadini, parenti delle vittime di mafia, va bene lo sdegno, la rabbia, il desiderio di giustizia, la sete di giustizia per i loro congiunti assassinati, dove questa giustizia ancora non arriva da parte dello Stato, va benissimo lo sfogo e la richiesta, ma non va bene che tu debba dire delle bugie e attestare delle cose false. Chi attesta il falso non va bene, dice la Bibbia, è il settimo comandamento. Quindi quando tu attesti il falso ci deve essere la controparte che deve dirti sei bugiardo o bugiarda. O sono convinto ancora oggi, malgrado tutto, la mia ingenuità un po' stupida a volte, che sia un atto di buona fede da parte di Fiammetta Borsellino, ma certamente non si può in nome della buona fede tacere e spiegare che quelle dichiarazioni sono false. È falso che Nino Di Matteo ha partecipato al depistaggio di Via D'Amelio, è falso che alcuni documenti che quei magistrati, tra questi Di Matteo, alcuni documenti non erano stati depositati per gli avvocati difensori, è falso che potevano agevolare la scoperta della verità sul depistaggio, è falso che i documenti furono depositati a termini di legge, è falso i sottintesi sempre su Di Matteo o altri magistrati valorosi che in questi 25-26 anni ci hanno portato mai come oggi vicino alla verità della strage, sulla strage di Via D'Amelio. È vero, sono convinto, lo potrei dimostrare in qualsiasi processo nel quale venissi chiamato dovessi rispondere per diffamazione o reati di questo tipo, posso dimostrare a qualsiasi corte scientificamente e logicamente che l'attenzione che in questo momento viene posta sul depistaggio di Via D'Amelio, che ha coinvolto la figura del falso pentito Vincenzo Scarantino, è una delegittimazione volontaria o involontaria, diretta o indiretta, al lavoro fatto da PM come Di Matteo, che ci stanno portando alla scoperta dei mandanti a volto coperto della strage di Via D'Amelio, e quei mandanti a volto coperto stanno strumentalizzando persone come Fiammetta Borsellino attraverso gli avvocati difensori dei boss mafiosi come la signora Rosalba Di Gregorio, che è consulente della signora Fiammetta Borsellino, per depistare veramente, questo è il depistaggio, depistare l'attenzione della magistratura, dell'opinione pubblica italiana, dei giornalisti o dei grandi ricercatori della verità, per distrarli dalla vera ricerca della verità, che è quella che i clienti della signora avvocato Di Gregorio, il boss, sono stati stragisti e sono in carcere, ma che c'erano anche apparati dello Stato, servizi segreti, uomini della finanza, uomini appartenenti allo Stato, ministri, politici, personaggi potenti che hanno partecipato o concorso o addirittura chiesto la strage del dottore Paolo Borsellino. Quello che mi fa incazzare, indignare, è che la figlia di Paolo, trucidato dalla mafia, stia insieme o parli o si fa consigliare o si fa dare carte dall'avvocato di coloro che hanno trucidato il padre e quei ragazzi della scuola. Tutti si stanno zitti in Italia,
tranne uno, Alviano, ce l'hai di fronte, si chiama Giorgio Bongiovanni, e nessuno riesce a replicarlo, perché né Fiammetta né l'avvocato Di Gregorio hanno mai esposto querela, perché sarebbe una grande scavarsi la fossa, perché a questo punto questa verità che vi ho sinteticamente accennato la ascolterebbe tutta l'Italia e sarebbe una verità scomoda. Ecco, io mi aggancio a questo tema della verità, di una verità scomoda, perché all'indomani della sentenza trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo, il magistrato che l'ha portata avanti, come avevo accennato prima, insieme ad un editorialista della vostra testata Antimafia 2000, Saverio Lodato, ha sentito il bisogno di scrivere un libro, Il patto sporco. È stato chiesto a Di Matteo, sì, da Lodato, è stata una richiesta che lo scrittore Saverio Lodato ha fatto al PM Di Matteo. E secondo te c'è bisogno di un libro così, che la gente si informi, che lo prenda? Che cosa c'è da capire veramente? Qual è la preziosità di questo libro, che per fortuna c'è stato anche una presentazione proprio 2 o 3 giorni fa alla SET, durante la trasmissione 8:30 è stato invitato Saverio Lodato a parlare del libro. Qual è la preziosità del libro? Di che cosa la gente ha bisogno di capire oggi che il libro contiene? Ma la preziosità sono i contenuti, e poi questo è un libro pericoloso, per questo gli attacchi ancora insistenti degli apparati esterni potenti tramite i familiari delle vittime di mafia, perché vogliono che si fermi anche questo libro, perché in questo libro c'è la spiegazione alla portata di giovani studenti, di persone anziane, di persone che giustamente vivono la loro vita e non si intendono di mafia. È scritto così bene tra le domande di Saverio Lodato e le risposte del dottore Di Matteo, che anche un ragazzino dodicenne riesce a comprendere il contenuto e che cosa c'è scritto in questo libro. C'è la prova dei fatti, non degli imputati singoli che dobbiamo aspettare giustamente la Corte Suprema di Cassazione perché sono stati condannati in primo grado a pene gravissime, i mafiosi, i politici, i generali dei carabinieri, cosa mai accaduto in Italia. Non tanto sugli atti processuali in quanto tali per i singoli imputati, quanto per i fatti che sono emersi dal processo. Vedete, amici, può arrivare anche una sentenza di assoluzione in appello, in Cassazione, per i singoli imputati, ma ciò che non ormai è acclarato e che noi diamo per legge storica sono i fatti che sono accaduti. I fatti sono scritti in quelle 5.200 e rotti pagine, e sono scritti così bene e così chiari che nessuno li potrà smentire. Non li potrà smentire nessuno, perché sono fatti che sono accaduti, e che alcuni di questi fatti gli stessi imputati hanno ammesso che sono avvenuti. Quindi questo libro è un atto d'accusa, non solo un atto d'accusa, è una spiegazione di fatti nefasti, tremendi, perversi, che sono accaduti tra gli anni tra il 92 e il 93 fino al 94. E tra questi fatti accaduti, al di là della responsabilità penale individuale dei singoli imputati, i fatti hanno portato alla morte Paolo Borsellino, molte persone della scorta, persone innocenti in Alta Italia con le bombe, Giovanni Falcone, gli uomini della scorta di Falcone, che ha portato questo Stato a inginocchiarsi o a trattare o a negoziare o a trovare una strada positiva per loro, negativa per il paese, quindi attraverso l'omicidio e l'assassino. Questi sono fatti che sono emersi in quel libro, in quelle 200 rotti pagine, non mi ricordo se sono 300 circa, è descritto in forma direi così semplice, ma nello stesso tempo chiara, che tutti possono comprendere, diciamo una specie di vademecum. Quindi è anche
questo libro il pericolo per certi personaggi ancora con il volto coperto, che sono quelli che vogliono assassinare Nino Di Matteo, perché a Nino Di Matteo non è che gliel'hanno cantata sotto bancola, gliel'hanno cantata in diretta Cosa Nostra, il capo supremo di Cosa Nostra, il capo latitante di oggi di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, lettere anonime, lettere con la carta intestata delle istituzioni. E proprio perché Di Matteo? Perché lui? Perché oggi? Perché adesso? Per il discorso che vi sto facendo, perché lui, insieme a un altro pugno di magistrati, molto pochi in Italia purtroppo, sono arrivati a un passo dalla verità di coloro che hanno ucciso Falcone e Borsellino e altre stragi, e che non sono pensionati o nei manicomi o nelle cliniche di cura, sono quelli che comandano oggi in Italia. Quindi ecco perché il pericolo di stragi ancora sussiste. Ecco, abbiamo giusto 2 minuti di tempo ancora per fare una riflessione su quello che ha detto Saverio Lodato durante la trasmissione della Lilli Gruber 8:30, che ho trovato molto interessante. Diceva Lodato: il maxi processo è durato 22 mesi a 500 mafiosi, il processo Andreotti è durato 8 anni, il processo trattativa è durato 5 anni. Ecco, per dare una riflessione, perché lo Stato italiano ancora nella sua maggioranza è uno Stato mafioso, di corrotti, di criminali, di puttanieri, di perversi, nella sua maggioranza. C'è una minoranza del nostro Stato, grazie a Dio, che è servo della Costituzione, servitore degno, e questi sono alcuni magistrati, alcuni uomini politici, ma sono sempre in minoranza. Non certamente quelli che ci governano oggi, che ci avevano promesso la luna, sono quelli che miglioreranno l'Italia, perché i fatti sono di fronte a tutti. E quindi i processi durano contro i potenti anni, perché questi potenti ancora si annidano, amici di Andreotti, amici di Bellutri, amici di Berlusconi, amici di persone che con la mafia hanno trescato per decine e decine di anni. Quando il nostro paese sarà ripulito dalla corruzione, dalla mafia, dalla perversione, allora vedrai che i processi durano 5 mesi, 6 mesi, e gli imputati di questo livello nella maggioranza dei casi verranno sempre condannati, fino a che non ripuliamo lo Stato dalla feccia che purtroppo ha al suo interno da 150 anni. Le cose andranno avanti così. Lo prendiamo come un consiglio per il governo in carica, ben sapendo come stanno le cose, come tu già le hai accennate. Allora, una battuta, Giorgio, ti faccio: per me il governo in carica è Salvini, perché i 5 Stelle sono diventati lo scendiletto suo. Quindi io, se mi fate domande, rispondo sul governo di Salvini, perché i 5 Stelle non sono al governo, sono i maggiordomi del signor primo ministro degli interni. Dovrebbero fare qualcosa per smarcarsi. Allora dovrebbero avere le palle per mettere in sfiducia il governo e andare a nuove elezioni e chiedere al popolo il voto. Sarebbe un gesto che forse mi spingerebbe a votare finalmente 5 Stelle e dire basta, noi non ce la facciamo più. Noi abbiamo un'etica, noi andiamo all'opposizione e chiediamo il 51% dei voti per fare da soli, non vogliamo stare con nessuno. Se fanno questo gesto, allora risorgono. Ma siccome ho segni che questi gesti non li fanno, quindi per me al governo c'è la Lega. I 5 Stelle sono ormai l'altra faccia di Salvini. Diciamo, sono una specie di partito liberale di Salvini, che è la Democrazia Cristiana. Bene, allora Giorgio, noi con questo invito, diciamo, io lo traduco all'integrità,
all'integrità di se stessi e anche dei gruppi ai quali apparteniamo. Allora, noi ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato, delle informazioni e delle cose che hai potuto dirci, e ti abbracciamo profondamente. Grazie. Un profondo grazie. A presto. Bene, io qui da Pordenone passo la linea a Radio Saiuz, siamo in chiusura, un saluto a tutti quanti hanno avuto la cortesia di ascoltarci, un buonasera da Appia Alviano. Un buonasera a tutti quanti anche da Saiuz, da Rosario Moreno, grazie Giorgio per le tue parole, mi trovi proprio su tutta la linea su questo aspetto. Benissimo, ci sentiamo la settimana prossima, cari amici, quindi appuntamento alla settimana prossima con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, condotta da Alviano Appi dell'Associazione Sicomore, e avremo di nuovo con noi, si spera, anche Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV per le sue news. Con questo è tutto, un buon proseguimento con la programmazione. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Saiuz.